Come nella migliore saga di Rocky Balboa, l'Ancona incassa due ceffoni, barcolla ma resta in piedi, recupera le forze e poi sferra i colpi del KO. Il ring è quello dell'Elvia Recina, l'avversario è la Maceratese, che si illude e poi si scioglie sotto il timido sole di febbraio. I biancorossi di Sabatini neanche si aspettavano di ritrovarsi in vantaggio contro il quotato squadrone dorico già al terzo minuto. Il gol nasce da una punizione e da una ribattuta corta della difesa. Ne approfitta Petrucci che da dentro l'area fulmina Recchi sul suo primo palo. 5 minuti dopo tutti a pensare che non sia domenica per l'Ancona. Pasqualicchio scalcia come un poledro imbizzarrito, il solito Petrucci viene cacciato dall'arbitro Lopreiato. Sotto di un gol e sotto di un uomo, Lelli non cambia nulla ma ridisegna un 3-3-3 efficace. Al decimo Genchi incorna ma non inquadra lo specchio della porta. L'11 anconetano copre bene tutto il campo. Al quarto d'ora Ionni si inserisce in area maceratese ma Martinelli lo respinge. Al 31esimo il pareggio arriva col solito bomber Genchi, sale in area e piazza sul secondo palo un cross dalla destra di Belelli. Il ritorno al gol dell'attaccante pugliese coincide con il ritorno del gemello Mattia Santoni. Gara in equilibrio e che la Maceratese può riprendere se solo Bonsignore non si fosse dimenticato di come si segni. Al 39esimo Tedoldi ci prova in rovesciata senza fortuna, mentre al 42esimo il baby Nardone, dinamico e propositivo il suo esordio in biancorosso sulla fascia, può festeggiare con la rete ma Martellini esce basso e gli chiude il primo palo. Allo scadere della prima frazione la premiata ditta Santoni Genchi ne confeziona una delle sue. Assist del primo ma il secondo spara alto, un rigore in movimento. Si va negli spogliatoi sull'1-1 ma al rientro Pesaresi ha lustrato gli scarpini. Sinistro su punizione da 30 metri che si infila sotto la traversa. Ancona in vantaggio. La Maceratese, già remissiva dopo il suo vantaggio, adesso sparisce. Così tutta la seconda frazione è un'egemonia anconetana, suggellata dal terzo gol. Santoni parte da destra e appoggia nel corridoio a Genchi, che sguscia tra le maglie della difesa di casa, esterno sinistro e palla in fondo al sacco. Applausi, quelli dei tifosi dell'Ancona, che festeggiano ancora il primo posto, quelli ironici dello sconsolato pubblico di fede maceratese.